volevamo vincere, quindi non siamo contenti. Questa è la premessa. Dopo siamo in un periodo in cui dobbiamo sempre capire cosa guardare. Ci sono sicuramente delle cose positive da guardare, delle cose meno. E poi i giudizi sulle partite passano tanto dai gol che si fanno. Oggi ne abbiamo sbagliati parecchi. E paradossalmente poteva anche perderla, perché comunque noi abbiamo concesso due situazioni, direi regalate da noi e non costruite da loro, però su quelle due situazioni lì il palo attraversa ci hanno salvati, quindi poi mettendo tutto sul piatto mi viene da dire anche che in pareggio si può anche stare, anche se il volume di gioco al secondo tempo, secondo me primo tempo equilibrato, brutto, insomma, dove nessuno dei due ha fatto vedere chissà cosa, però il secondo tempo secondo me portava più a vincere la partita noi, anche rischiando qualcosina rispetto al contrario, però è venuto 0-0, ce lo prendiamo il punto, lo portiamo a casa. Questa partita, forse più di tante altre, ha messo in luce quanto sia importante Vanni per voi, no? Nel momento in cui è entrato qualcosa è cambiato. Ma Vanni è importante per noi, poi onestamente è entrato quando stava cambiando qualcosa, cioè non ho visto cambiare la partita perché è entrato Vano, ho visto una squadra costantemente in crescita nel secondo tempo e secondo me lui è entrato nel momento in cui oggettivamente ci serviva un po' più di peso lì negli ultimi metri. Poi il fatto che Michele sia un giocatore importante lo sappiamo, l'abbiamo penso sempre anche ribadito dall'inizio, però è chiaro che il primo tempo si è giocati molto più lontani dalla loro area, il secondo tempo era già un tempo indirizzato un po' molto più col baricentro molto più in alto e quindi di conseguenza lui che ha poi quel tipo di peso lì sicuramente è servito. Cos'è cambiato tra il primo e il secondo tempo considerando che avete fatto due partite in una? Ma sicuramente è cambiato il baricentro nostro e il livello di pressing, anche se era una squadra molto pericolosa andare a prendere alta. Il primo tempo abbiamo deciso di fare una partita più compatta, solo che non trovavamo mai i tempi per poi rompere questa situazione bassa qua e non riuscivamo a trovare i tempi per iniziare poi il pressing e li abbiamo fatti spesso iniziare l'azione in maniera troppo, cioè noi attendista. Secondo tempo siamo partiti più forte sugli appoggi e pur concedendo secondo me due o tre situazioni a campo aperto che questa squadra qua di solito ti può anche far male, però l'abbiamo fatto anche volutamente perché comunque è una partita a provare a vincere e penso che l'abbiamo fatto per tutto il secondo tempo, quindi la differenza sta soprattutto nella nostra interpretazione difensiva, però loro sono una squadra che è anche calata tanto dal punto di vista della lucidità e della freschezza nel secondo tempo e resto dell'idea che nel primo tempo è una squadra che non va troppo aggredita alta perché ha troppa velocità e di scambio più che di gamba e ti può far male, però oggi onestamente ripeto le due situazioni che abbiamo concesso noi, dai, non direi che hanno fatto vedere chissà cosa in fase offensiva loro, anche se poi vai a vedere ti ritrovavi con i due centrali ammoniti, comunque situazioni comunque dove comunque hai speso dei colpi anche per non farli andare al tiro, no? Hai speso dei colpi, però alla fine fase difensiva il nostro strumento qua sta tenendo, dai, dobbiamo crescere su altro. C'è un problema di testa, la squadra della volontà non manca, ma mi sembra che tanti progetti non mi è sembrato tranquilla. Nel momento in cui si è probabilmente si è pensata almeno addosso, mi devo dire così, abbiamo fatto un quarto d'ora proprio più volitivo. Sì, però problema di testa, cioè la squadra in questo momento qua non è come quando, che ne so, a gennaio veniva da sconfitte di fila che magari era bloccata, poi da lì a essere in palla sono due robe diverse, cioè da lì a essere, ne so, spensierata, cioè, però bisogna sempre capire che non è che è una cosa automatica questa che scatta all'interno di un giocatore, cioè c'è una squadra che sta comunque in una scia di giro di ritorno dove fa fatica a vincere e questa cosa qua un po' ti condiziona, noi ci piacerebbe dire bisognerebbe essere un po' più spensierati, andare in campo, giocare in 1-2, fare le cose che sappiamo fare, però poi questo non è che si trasforma in una cosa che tu fai così col joystick, è una cosa che fai man mano che prendi sicurezza. Io penso che alla fine la squadra si deve appoggiare sulla fase difensiva dell'ultimo mese perché comunque in questo momento questa fase difensiva gli deve dare la sicurezza che comunque la partita difficilmente la perde e questa cosa qua secondo me come è stato
in parte anche all'inizio della stagione, però lì anche spesso con importanti parate dei nostri portieri. Nell'ultimo periodo i nostri portieri sono chiamati meno in causa perché la squadra difende meglio, e la squadra secondo me dovrebbe appoggiarsi su questa fase difensiva per sentirsi anche un po' più libera di andare a giocare, diciamo, in fase offensiva in maniera un po' più sciolta. L'obiettivo è questo. Oggi magari il secondo tempo un pelettino si è visto, però non siamo di certo spensierati, questo poco ma sicuro. Però dire siamo bloccati neanche no, cioè non è che una squadra che sta cercando, diciamo, un percorso in fase di possesso che ha cercato di appoggiarlo su una fase difensiva che prima praticamente non esisteva. La realtà è questa. E invece nell'ultimo mese secondo me siamo cresciuti in fase difensiva e in fase di impostazione abbiamo fatto cose discrete, in fase di rifinitura siamo indietro. Siamo indietro, poi ragazzi abbiamo fatto 5-7 tiri in porta oggi, non bisogna far gol, calcio, il resto, i commenti passano tanto dai gol. Commento la partita e giudizio la partita passa tanto dai gol, secondo me. In parte hai già risposto, però infatti il dato alla mano è proprio quello, cioè che la squadra non c'è, nelle ultime 10 partite appena 7 gol, per una squadra che ha ambizioni comunque di playoff, indipendentemente dai playoff, proprio una squadra che vuol vincere, insomma, il nodo cruciale è quello. Noi dobbiamo cercare di far meglio possibile, sono d'accordo, stiamo segnando poco, non stiamo creando poco. Noi, si diceva anche magari dopo uno può guardare la partita di Pesaro e magari ha creato solo tre palle gol, ma a Pesaro non è che si creano tante palle gol, è un campo così, però nel complesso l'ultimo periodo noi non è che creiamo poco, creiamo tanto come prima quando facevamo gol, semplicemente è stato un periodo che facevamo gol e adesso non stiamo facendo, però non è che non crei, se vai a vedere oggi, cioè non è che le palle che hai avuto per far gol siano poche in una partita come questa, sono tante, è fatto un periodo che magari segnavi alla prima e non ti serviva più neanche, è così. Però io penso che la squadra debba continuare a difendere così e cercare di trovare sempre più libertà, che poi viene anche un po' con il passare delle giornate, con la classifica, io penso che poi ti venga anche un po' più quella voglia di buttarti anche un po' oltre l'ostacolo e rischiare magari anche qualcosa in più e andare a cercare magari anche i tre punti, però è una cosa che la puoi fare solo quando sei completamente tranquillo. Ci si lavora. Oggi sono stati degli errori un po' marchiani, dai, grossolani, evidenti, singoli, che però non toccano, secondo me non influenzano il giudizio sulla fase difensiva. Poi è chiaro che ci sono dentro anche situazioni individuali, oggi qualcuno è incappato in qualche errore di troppo, però quando si fa tanto alle volte si sbaglia anche. Che abbiamo analizzato un po' tutte le parti, magari centrocampo, e a fine primo tempo hai deciso di aggiustarlo facendo rimanere Pasa e, diciamo, togliendo un po' la gamba di Rossetti, ti serviva un po' più di lucidità forse? Sì, perché noi ci aspettavamo loro una squadra onestamente un po' più in difficoltà di gamba nella pressione nel primo tempo, invece secondo me loro il primo tempo arrivavano comunque ad accorciare bene su quello che avevamo preparato e abbiamo fatto fatica, secondo me, ad aprirci come pensavamo di poterci aprire, allora abbiamo scelto di riempire di più il campo e nel secondo tempo secondo me poi, insomma, Simone ha sicuramente caratteristiche completamente diverse da quelle di Matteo, quindi se c'è da riempire il campo da dentro sicuramente vede giocate diverse, quindi secondo me si è migliorati da quel punto di vista lì. Però non è dipeso solo dal cambio, è dipeso anche che abbiamo scelto una via diversa per costruire. Nel primo tempo ci andavamo un po' a chiudere troppo in situazioni laterali e abbiamo verticalizzato troppo poco. Beh, ci prendiamo il punto, però è una partita che potevamo vincere. Penso che, insomma, il secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per poter bloccare il risultato. Purtroppo in questo momento stiamo facendo fatica sotto quel punto di vista là realizzativo. Comunque continuiamo ad andare avanti, a lavorare e cercare di cambiare questo aspetto qua, perché comunque è troppo importante riuscire a sbloccare le partite. Quindi il secondo sicuramente il primo tempo. Sì, ci sono anche gli avversari in campo, loro comunque il primo tempo sono venuti a prenderci bene, anche a livello di intensità, eccetera, però comunque
Abbiamo avuto un'occasione noi il primo tempo e una loro sulla traversa, e poi dopo il secondo tempo mi sembra che insomma abbiamo avuto diverse occasioni per far gol, però giustamente insomma più di così come mole di gioco e occasioni create non si può fare, bisogna migliorare sotto l'aspetto realizzativo, che lì è troppo importante poter sbloccare la gara insomma. Tolto ovviamente le lacune negli ultimi 16-20 metri, problema col gol. Il mister ha ribadito invece i passi in avanti che sono stati fatti nella fase difensiva, comunque una squadra che, a parte qualche errore individuale che poteva costarti caro, comunque sta riprovando un po' quella solidità, quindi da questo punto di vista, se una partita consecutiva senza subire gol, diciamo, ci sono anche dei dati positivi da vedere. Sì, sicuramente bisogna guardare i lati positivi, il bicchiere mezzo pieno, insomma questo è un aspetto importante, la solidità, perché comunque anche le squadre che vincono i campionati sono quelle che prendono pochi gol. E penso che nelle ultime partite insomma abbiamo concesso soltanto quello a Gubbio, insomma, che è stato un infortunio individuale, ma diciamo che insomma sotto quel lato lì ce lo dobbiamo tenere stretto e portare avanti, però insomma bisogna lavorare sull'altro aspetto adesso, perché comunque bisogna anche vincere le partite e per vincerle bisogna far gol. Come vedi un po' questa, possiamo chiamarla, corsa ai play-off con la squadra che fatica a vincere? Sì, stiamo facendo fatica ultimamente, ma comunque siamo lì e io penso che bisogna rimanere lì attaccati al treno fino alla fine, poi dobbiamo avere la bravura di riuscire a star dentro fino alla fine e guadagnarci questi playoff, che io penso che ci meritiamo anche per tutte le partite, periodi che abbiamo passato eccetera, quindi finché siamo lì va bene, certo con una vittoria cambiano le cose, però io penso che adesso dobbiamo guardare i lati positivi e andare a affrontare ogni partita con l'obiettivo di vincerla, ma insomma con l'obiettivo di star lì attaccati ai playoff. Si è fatto un po' di tempo da mano in questa squadra per fare più piccolo salto di qualità che fondamentalmente non vi è ancora riuscito, no? Ma io non penso sia il salto di qualità, ci sono stati periodi dove concedavamo tanto dietro, si prendeva tanti gol e facevamo anche più gol, adesso invece stiamo concedendo poco, ma stiamo facendo pochi gol, dobbiamo trovare l'equilibrio sotto questi punti di vista qua, e io penso che insomma, adesso mantenere questa solidità e sbloccarci davanti sia l'obiettivo da raggiungere per la volata finale. Adesso sto bene, ho avuto un piccolo problema domenica scorsa, però mi sono portato avanti un po' in settimana, però ho recuperato grazie allo staff medico. Hai appena sei entrato e subito dato battaglia, credo che non sei fortunatissimo di sottoporta. Ah vabbè, quello fa parte della carriera, un anno sei più fortunato, un anno più sfortunato, però io sono convinto delle mie qualità e quindi non, dal punto di vista mentale sono forte e vado avanti. La più importante occasione che hai avuto, perché il colpo di testa, con Barale, quella forse, o anche con il cross? Sì, forse quello del colpo di testa. Non c'ho niente da recriminare, magari sul cross di Averi ci poteva arrivare meglio, però ci ho messo tutta. Un peccato, no? Perché vince questa partita, al di là del fatto che vi manca vincere in casa da tanto tempo, vi invitava anche a agganciare sia in classifica, invece così rimanete in zona di galleggiamento. Sì, questo alla fine era uno scontro diretto per i playoff, fare bottino pieno era importante. Però adesso mancano 10 finali e siamo concentrati su questo. Hai detto prima fortuna, sfortuna, diciamo che finora in questa stagione è più la sfortuna, perché quel colpo di testa veramente, cioè, sembrava, dai, c'erano tutti i presupposti perché la palla entrasse. Sì, vabbè, ci stanno anche gli avversari, però sono contento che sto bene e basta. È stata una bella partita. Tutte e due tempi, tutte e due le squadre hanno avuto occasioni per far gol, quindi sotto l'aspetto caratteriale da parte di entrambe le squadre è stata una grande partita. Ripensando un po' alla partita, sì, le partite sono entrambe le parti, però tra quella traversa,
quel palo, quanto sei di rammarico? C'è tanto rammarico perché veniamo da un periodo non facile con i risultati e vogliamo vincere a tutti i costi. In più ci si mette anche, se possiamo chiamarla sfortuna, anche sotto questo aspetto, c'è rammarico. Però noi andiamo in campo tutte le domeniche e diamo il massimo per portare a casa il risultato. Poi succedono queste cose. Voi avete giocato mercoledì. La sensazione del primo tempo almeno che non abbiate risentito più di tanto, perché comunque la gamba l'avevate, avete avuto un buon impatto diverso dalla gara. Sì, abbiamo avuto un buon impatto perché abbiamo recuperato bene in settimana, ci siamo allenati bene, sempre concentrati. Quando c'è concentrazione lavori meglio. Però meglio nel primo che nel secondo tempo, dove avete lasciato un po' più il pallone. Ma così, cioè, non c'è stata tanta differenza, abbiamo dato tutto, come ho detto, è normale che più passano i minuti e più c'è stanchezza sulle gambe, quindi questo. Franco, due domande, adesso prossimi impegni, come saranno preparati per la squadra se dovesse andare ad affrontare due gare che sulla carta sono abbordabili ma che di fatto hanno delle insidie molto pericolose? Abbordabile è un parolone perché, come abbiamo visto anche su noi stessi, non ci sono partite abbordabili in questo campionato. Noi le prepariamo sempre al meglio per portare la vittoria a tutte. Invece una domanda personale, due partite di fila, sei messo in mostra anche oggi, hai giocato una buona partita in coppia con Crescenzi, soddisfatto di queste due prestazioni? Sì, sono soddisfatto. Sì, è stato bello giocare, ritrovare dopo un anno che comunque stavo fermo, ritrovare un po' di continuità. È bello, ho giocato settimana scorsa con Riccardi, oggi ho giocato in coppia con Crescenzi, siamo amici sia in campo sia fuori dal campo, quindi c'è feeling che ci lega molto. Hanno vinto le difese, è un periodo così che non riusciamo a sbloccare il numero dei gol fatti, però credo che ci sia da commentare poco, cioè. Sì, forse magari un po' il primo tempo, però andando a vedere i numeri loro hanno preso una traversa e noi abbiamo avuto un'occasione con Mencagli a un minuto dalla fine, quindi il secondo tempo la squadra ha fatto di tutto per cercare di vincerla. Non è entrata, stiamo lavorando per cercare di tornare al gol, abbiamo sofferto, però non puoi pensare di non soffrire sull'ultima palla per un'ingenuità nostra. La strada è quella giusta. Visto che sta migliorando dal punto di vista difensivo, che è vero che funzionate meno ai vostri avversari in un periodo, però ancora ci sono troppi errori banali, no? Tant'è vero che in questa partita, proprio come quella che abbiamo giocato in Calabria, l'unica occasione che ha avuto il Siena sono arrivate da vostre esattenzioni, errori dei singoli principalmente. Sì, diciamo che la squadra sta lavorando bene in fase difensiva. Stiamo aspettando un pochino più le squadre e stiamo concedendo, è vero, stiamo concedendo a volte per nostre disattenzioni, quindi cercheremo di limare anche quelle, fanno parte del gioco. Oggi la sfortuna ci ha assistito di là e ci ha assistito, dobbiamo dirlo, all'ultimo minuto, perché è stata una grossa occasione, ecco. Però anche noi non possiamo dire di non aver avuto occasioni oggi, quindi secondo me la squadra è sulla strada giusta, cioè il percorso è quello giusto, cioè concediamo meno e creiamo, perché oggi comunque sia abbiamo creato 5, 6, 7 palle gol, comunque sia è vero non siano magari in difficoltà, ma comunque sia una squadra che ha giocatori, il secondo tempo l'abbiamo messi lì, quindi c'è poco da dire. Ogni settimana quasi siamo a dire siamo sulla strada giusta, no? Però alla fine la vittoria non arriva mai, quindi... Quindi, sai, è difficile in questi casi, lo dico sempre, dobbiamo rimanere lucidi, però cioè, nell'analizzare la singola partita, il secondo tempo oggi abbiamo avuto veramente tante palle. Cioè,
Cioè, abbiamo passato il primo periodo dove magari come tiravamo in porta facevamo gol, abbiamo passato un periodo dove creavamo poco e ora siamo in un periodo dove stiamo creando e non stiamo realizzando, ma non c'è colpe di nessuno, non c'è da puntare il dito contro nessuno. Cioè, il nostro obiettivo è chiaro, dobbiamo cercare di entrare nei playoff e basta. È stata una partita sicuramente equilibrata. Dal mio punto di vista abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista tecnico, tattico. Potevamo fare gol, abbiamo preso due traverse e un palo, però comunque penso sia stata una partita equilibrata, giocata bene. Per quanto riguarda invece la classifica, un altro passettino avanti, la squadra sta mantenendo quelle che erano le aspettative. Sì, è importante ogni partita cercare di fare più punti possibili appunto per la classifica. In allenamento ci alleniamo forte in vista poi delle partite che andremo a fare, quindi siamo contenti di aver dato continuità di punti e pensiamo già alla prossima partita. Le assenze in questo momento quanto stanno pesando? Ma le assenze pesano, però comunque siamo un gruppo forte, chiunque giochi dal massimo per la squadra, per la maglia, e quindi è vero che ci mancano giocatori importanti, però diciamo che i giocatori che vanno in campo non li fa rimpiangere. Senti, te sei cresciuto tantissimo in questi mesi, oggi hai dato una dimostrazione di grande forza al centrocampo, sei stato una sorta di regista a tutto fare e molte palle, anche quelle più pericolose, sono partite dai tuoi piedi. Ecco, personalmente cosa vuoi dire di questa stagione? Ma avevo detto inizio anno che ero venuto qui per migliorare, per crescere ancora di più. Credo di aver fatto dei passi in avanti, ma sono consapevole del fatto di poter fare di più. Ho la voglia soprattutto di migliorare in allenamento e in partita e quindi sono contento di quanto fatto fino ad adesso, ma guardo in avanti e punto a migliorare sempre di più. Ultima domanda riguarda le prossime due partite, le sfide, domanda fatta anche a Franco, quanto contano in termini non solo di classifica ma anche di morale? Ma sicuramente tutte le partite contano, come ho già detto noi lavoriamo in settimana al massimo per poter fare lo stesso in partita. Guardiamo alle prossime due partite con la voglia di far bene, di migliorarci e di portare a casa più punti possibili.